Non un'operazione isolata, piuttosto un blitz che rientra in una più ampia serie di controlli che si intende portare avanti rispetto alla presenza di Rom ed extracomunitari irregolari sul territorio cittadino. L'operazione congiunta, portata ieri a termine dagli agenti di polizia locale agli ordini del comandante Giuseppe Contaldi e dalla Polizia di Stato, è un'immediata risposta ai solleciti rivolti dal sindaco di Nocciola Inferiore, Manlio Torquato, al nuovo questore di Salerno, Enrico, rispetto a tale problematica. Si ha lo stesso obiettivo, controllare e stanare eventuali irregolarità. L'operazione ha portato alla luce una situazione igienico-sanitaria precaria, precarissima, in cui viveva un gruppo di Rom, tra questi anche bambini ed una donna incinta. Un monolocale piccolissimo di via Zori, zona in cui ogni giorno transitano centinaia e centinaia di auto. Dietro la porta, di sera, dormivano ammassati 25, sono stati tutti identificati. La situazione mi era stata rappresentata da numerosi residenti della zona e ovviamente era anche visibile in alcune occasioni delle ore della giornata, soprattutto di prima mattina. Una situazione non più sostenibile, avevo sollecitato per questo, ma ripeto, di comune accordo innanzitutto con la Polizia Municipale e con la Polizia di Stato, già quando venne il questore nell'occasione, perché si facesse un'operazione ad alzo zero rispetto a questa situazione che non era più sostenibile per condizioni igieniche, di sicurezza, di ambiente, anche per episodi abbastanza, diciamo, che iniziavano ad essere seriamente più che fastidiosi, insomma. C'erano vicende di ubriachezza molesta, episodi di qualche inizio di rissa tra di loro nella zona del quartiere, con rischio di coinvolgimento di residenti. E i controlli continueranno in tal senso, ovviamente. Ma i controlli non debbono mai mollare, perché non debbono mai cessare di essere tali, perché la situazione è sempre a rischio di peggiorare, anche se fortunatamente a Nocera viviamo un clima abbastanza sereno rispetto ad altre realtà di territorio, dell'area napoletana in particolare. Però è bene appunto prevenire situazioni che possono poi degenerare se vengono lasciate abbandonate a se stesse.